Stiamo cercando di assicurare un Natale sereno a tutti, pensando veramente a tutti. Siamo stati tra i primi a prevedere l'avviso per il fittocasa, siamo stati tra i primi a addirittura far partire l'avviso pubblico per i buoni spesa con una procedura peraltro telematica di ampia garanzia. Adesso abbiamo pensato anche a favorire i consumi nella nostra città. Oggi abbiamo approvato una delibera di giunta che di fatto praticamente prevede, favorisce il consumo in città e quindi andando a favorire sicuramente gli esercizi commerciali di Trani, ma anche chiaramente i cittadini, noi cittadini che spenderemo nella nostra città. Per noi spendere a Trani non è uno slogan, è un qualcosa che stiamo cercando di favorire con questa ulteriore misura. È chiaro, in tutto questo siamo in piena pandemia, stiamo provando ad organizzare un Natale che sia sobrio, ma che sia comunque non sia spento, con la giusta pubblica illuminazione, con il presepe cittadino, però limitando al massimo anche i momenti di assembramento, perché non ci devono essere. I buoni vicini è un sistema di buoni sconto costruito dall'amministrazione comunale per aiutare il commercio a non alimentare di prossimità, quindi di vicinato, i vostri commercianti di fiducia. Sono quelli che non hanno ricevuto i ristori perché sono rimasti sempre aperti, in realtà anche durante questo periodo, ma che hanno avuto importanti riduzioni di fatturato. Per questo motivo abbiamo pensato di aiutarli durante tutto questo periodo di festività per dare loro una mano e provare ad aumentare i loro fatturati in questo modo. Per ogni minimo di spesa di 40 euro presso un esercizio commerciale affiliato all'iniziativa I Buoni Vicini, ogni consumatore riceverà un buono sconto di 20 euro. Questi 20 euro potrà spenderli in un altro esercizio commerciale per una spesa minima di 40 euro. In sostanza, nel secondo esercizio commerciale, sempre affiliato all'iniziativa, di 40 euro spenderà 20 euro di tasca propria e 20 euro li mette il comune. Per questo abbiamo provato ad aiutare il commercio di prossimità perché abbiamo pensato che fare solo le dichiarazioni nelle quali si dice compro a Trani fosse poco utile, fosse molto più utile dimostrare di volerlo fare davvero.